Pistarella possiamo dire che ha accarezzato l'idea di portare a casa questi tre punti, perché Zaro si è mosso bene, possiamo dire alla fine, però il risultato sostanzialmente giusto. Sì, è stato giusto, forse sarebbe stato troppo l'episodio dell'ultimo secondo contropiede ben orchestrato, quindi sarebbe stata una gioia immensa per noi, però la Jugoslavia non meritava la sconfitta, e direi che per quello che si è visto il pari rispecchia fedelmente l'andamento del match. Ecco, dobbiamo dare il merito che è venuto qui a Castellammare come si sapeva a giocarsi la partita, a differenza di altre squadre che magari si sono accontentate. Con questi tre punti in campo ci ha provato, poi ecco, è uscito questo punto che comunque è un punto prezioso. Sì, venire a giocare a Castellammare non è mai semplice, anche se quest'anno paradossalmente il trend è un po' particolare, però è sempre un campo difficile contro una squadra ben allenata, contro giocatori di qualità. Noi abbiamo sempre mostrato dal mio arrivo una certa personalità fuori casa, perché su 6 trasferte abbiamo perso una sola volta. Ancora oggi questi ragazzi hanno dimostrato di avere coraggio, andare a giocare anche su campi difficili con grande autorità. Ecco, che cosa si aspetta adesso dal mercato di questo Catanzaro, perché domani è l'ultimo giorno? Ma il direttore sa quello che la società, sa quello che sono le esigenze per andare a completare un organico. Abbiamo perso un giocatore davanti come Taddei che ci conferiva qualità, quindi sono sicuro che alla fine il presidente lo farà un regalo.